cazzo, ho spaccato tutto. Ciao ragazzi, è arrivato un pacco, se non si fosse capito. Pensa quanto me, Dio santissimo, ho dovuto fare 42 piani per portarlo su. Porca vacca, sto morendo. Ma poi che cavolo c'è qua dentro, un cadavere? Si muove anche in maniera strana, sto avendo paura. Madonna, la forza di un colombo comunque. Porca vacca, niente, domani avrò l'artrosi alla schiena. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fex, ma c'ho il fiatone, ma che tristezza. Cioè comunque fisicamente sono allenato come una foca monaca, non è normale. Ma come state ragazzi? Tutto bene? Io starò meglio tra qualche minuto, mi devo riprendere ancora. E visto che siamo ancora sotto le feste, ho deciso di rimettere il cappello. Così ho la scusa per non far vedere i capelli di merda. Poi questo cappellino è strano perché sta un po' dritto. Forse è magico. Bene. Ma sta facendo questo? Oggi ragazzi siamo su un... Buon Natale! Siamo su un video che è proprio perfetto per Natale. No, in realtà non c'è troccato. Quanto è perversa la tua mente? La mia mi son botto. Già ho portato in passato video del genere, venuto a fare un casino. Cioè sono proprio malato nel cervello. Voglio vedere se le cose sono un pochino migliorate. Sai no, magari... Vabbè ragazzi, iniziamo che è meglio. Madonna, sto cappello mi sta stringendo un botto. Perché sto mettendo le cuffie? Perché sono scemo, ve l'ho detto. Perfetto ragazzi. Ed ecco... Già rido, però non è normale. Ed eccoci qua. Questo video sarà un casino. Allora, intanto c'è un problema. L'inglese, non capisco nulla, quindi cos'è che facciamo noi? Traduciamolo. Che sono fatte benissimo le traduzioni. Oh, molto meglio adesso. Cosa vedi in questa immagine? Ho la mente perversa, è ufficiale. Abbiamo anche delle opzioni tra cui scegliere. Siamo a posto. Ci sono dei segni, delle teste calve, delle montagne. Dove le montagne? Sono delle montagne un po' strane. Oppure segni con capezzoli vivaci. Perché dei capezzoli dovrebbero essere vivaci? Si vede che comunque quando vanno alle feste sono esuberanti. Ve l'ho detto che le traduzioni sono bellissime. Allora, bisogna essere sinceri in questi quiz però. Vi dico che mi hanno salvato le orecchie. Perché se no avrei detto subito segni con capezzoli vivaci. Però il vedere le orecchie a lato mi ha fatto subito capire che si tratta di teste calve. Neanche il naso. Le orecchie. Non ci ho capito nulla. Quindi rispondo teste calve. Spero sia credibile come cosa. Prossima. No ragazzi, non ce la faccio. Prossima immagine. E che cos'è che vediamo qua? Un sacco di colore marrone, più o meno. Belle gambe dietro. Questa traduzione è un po' strana. Cioè delle belle gambe e il deretano in poche parole. Due divani, niente. Di certo non si può vedere nulla, altrimenti hai dei problemi agli occhi. Quindi ragazzi, belle gambe dietro. Porca cacca, proprio subito, istantaneamente. Il divano l'ho visto 72 secondi dopo. Forse questo è un problema se sto vedendo un deretano. Andiamo avanti. Cosa ne pensi? Hai una mente sporca. Che cavolo è sta roba? Una merda. Cioè, dovrebbe esserti... Ma è un pene. Cos'è sta cosa? Non ho capito. Assolutamente no. Sono innocente come un agnello. Perché? A volte sì, ma di solito sono una persona con i piedi per terra. Mi sento confuso. Di solito sì, ma non mi piace farlo notare attraverso e attraverso la mente sporca piccola. Queste traduzioni mi stanno facendo venire un ictus. Non ho capito, ci sta chiedendo se secondo noi abbiamo una mente perversa oppure no. Boh, anche perché questa immagine è indefinibile. Sembra un pene misto cacca, quindi non lo so. Ma assolutamente no, sono innocente come un agnello. Ma andiamo avanti. Quale lettera metteresti davanti a unt? Ma che cavolo di unt? È unt o bisunto? Boh. Un C B R. Dovrei capire quello che sto leggendo. Mi sa che con la traduzione qualcosa è andato storto. Quindi bunt, runt, Kunt. Non credo a niente abbia senso. Quindi in questo caso rispondo C. È sempre la risposta giusta, fidatevi. Kunt. A me hai fatto fichi fichi. Do. È la cosa migliore di sempre. Da. Che affermazione. Ciao amico mio, come stai oggi? Da. Devo dire che potrei stare meglio. Un unt. Sì, ma non mi è piaciuto. No. Fa abbastanza cacare. Sì, ma preferisco la cosa vera. Che senso, scusa? Un unt. Forse intende fai cose da so. Madonna santa, sto video è proprio un problema. Devo rispondere onestamente, quindi... Goodbye. Cosa hai notato per primo nelle foto?
Madonna, che mente brutta che ho. Due persone nude, delfini. Dove cavolo sono i delfini in questa immagine? Vorrei tanto saperlo. Una bottiglia a mare. Oh, che dolce. A mare. Neanche l'amore. Allora, la bottiglia l'ho notata quasi subito. Il problema è quasi, perché la prima cosa che ho visto sono due persone che fanno robe incredibili. Cioè, lui dietro che appoggia le mani sul... YouTube, non mi chiudere il canale, per favore. Bisogna rispondere onestamente. Ma che vi devo dire, ragazzi? Vi prego, ditemi che non sono unico così, perché potrei spaventarmi. Ma poi, più che altro, i delfini dove? Cioè, ci sto provando a guardare. Cioè, non c'è neanche una pinna. Niente del delfino. Dove cavolo è? Vabbè, due persone nude. Ragazzi, sono una persona orribile. Cosa vedi in questa immagine? In room safe and able. Enjoy peace of mind. È proprio la pace della mente. Io qua subito, ragazzi. Vabbè, me ne vado un attimo, dai. Devo calmare la testa perché vede solo cose strane. Allora, abbiamo un uomo che legge, che è quello che poi vedi dopo, però il primo impatto mai nella vita. Un uomo seduto sulla sua sedia sdraiato. Proprio no. Se... cose incredibili attraverso la cavità orale. Uomo con le gambe incrociate. Effettivamente, sono tutte cose che potrebbero essere... tranne il terzo. Quello è perché sono malato. Però la prima cosa che ho visto, ovviamente, è quello. Sembra giusto. Porca vacca, il risultato sarà terribile. Cosa vedi in questo? No. Neanche un letto leale. Ma dai, che cosa triste! Ragazzi, ditemi la vostra, vi prego. Non sono l'unico, vero? Cioè, vi sto proprio implorando di dirmi no. Vai tranquillo che anche noi vediamo queste cose. Cosa vedi in questo? Porca vacca, però! E cioè, me lo metti lì? Lo fai apposta! Vediamo un pupe. Inguine da donna, un albero, la natura nella sua gloria. Proprio nella sua magnificenza. Però purtroppo, oltre a vedere l'albero, nope. Perché effettivamente è un albero con delle cose strane, la prima cosa che ho visto è un pube. Potrebbe essere un problema. Però vabbè, ho visto l'albero. Cioè, comunque tutte le sue ramificazioni con le foglie. Vabbè, ho capito, metto pube. Orca vacca, che cos'è questo proprio? Mi sono spaventatissimo, ragazzi. Ho detto hell no. Non posso far vedere questa cosa. È un pene gigante. Invece no. Sono dei maiali. Tre maiali, un uomo con le gambe aperte. Che immagine brutta. C'è un maialino più piccolo al centro e due grossi. Effettivamente un uomo con le gambe aperte. Ecco. Porca vacca, questo è un problema. Sembra che dicano: ascolta, farà male qualche secondo, però poi passa tutto. Tutto il braccio dentro. Cheerleader che partecipano a qualche strano comportamento, come infilare le braccia dentro la vagina. Questo doveva essere un video per Natale. Cheerleader che cercano di sollevare il loro amico, che tra l'altro è diventato un uomo a quanto pare. Però no, purtroppo devo rispondere la prima. Il braccio direttamente dentro. Fantastico, hai completato questo quiz. Hai 100%. In che senso? Ti prego, non voglio continuare a leggere perché potrei piangere tantissimo. Oh mio Dio, sei sporco fino... Che cosa divertente. No, non ci posso credere, sono terribile. Ti piace spingere i limiti, ma a volte li spingi troppo. Cioè, mi sta descrivendo come un maniaco. Non c'è niente di male nel rallentare ed essere ordinari a volte. Niente, probabilmente adesso arriva la polizia. Ok, vabbè, ho voluto essere proprio... anche un po' troppo. Non è che sono stato sincero al 100%. FBI, open up! E ragazzi, che vi devo dire? Ho la mente perversa. E voi? Come ce l'avete la mente? È a posto? Ditemi che non sono l'unico. Sto proprio sperando. Va bene, ragazzi, concludiamo questo scempio di video. L'altro giorno è uscita la palatina Gusto Vagina. Madonna, sto portando dei video proprio di me. Però fate finta di nulla. Ma prima di concludere, come sempre, vado a salutare, che è meglio, SM Canal Bell, Luigi Nisi, Tommaso Mura e Giacomo Benedetti. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Tommaso Mura, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, mi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quelli Siva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.